Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat Kodesh. La lettura della Torah di questa settimana inizia con il libro dei Numeri, chiamato così perché tratta dei vari censimenti del popolo ebraico. Perché Dio chiede che gli ebrei siano contati? I nostri maestri affermano: Dio li conta in continuazione perché li ama. Come un ricco conta il suo oro, così Dio conta continuamente ciò che gli è più caro, il popolo ebraico. Inoltre, nel fare un censimento si mette in risalto una qualità che è particolarmente importante per quanto riguarda il popolo ebraico, e cioè la basilare uguaglianza di ogni suo membro. A nessuno è data maggiore importanza rispetto all'altro. Ogni ebreo possiede un'anima che è una vera parte di Dio. Dio ci ama tanto da investire una parte di sé all'interno di ciascuno di noi. Non è sufficiente essere consapevoli di avere una scintilla divina all'interno di noi. Dobbiamo sforzarci di agire in modo da esprimere l'ugual valore di tutti nella nostra condotta quotidiana. Questo richiede che si riconosca la scintilla divina presente in ogni persona ed in ogni persona che incontriamo.